dopo gli ultimi bombardamenti terroristici. Ogni italiano, osservando lo strazio compiuto nel vivo e nobile cuore della città ambrosiana, sentirà che qualcosa di suo è stato distrutto o ferito. Ecco il teatro alla Scala di Milano, tempio musicale del mondo. La bieca furia della guerra si è abbattuta su di esso, profanando anche i ricordi di più di un secolo di glorie musicali. Quello che resta di Palazzo Marino. In piazza San Fedele, la statua di Alessandro Manzoni è rimasta miracolosamente in piedi. Ecco la galleria con le sue vetrate infrante. I portici settentrionali. Dell'ospedale maggiore è crollata la facciata quattrocentesca. Anche San Babila, una delle più antiche chiese ambrosiane, è stata colpita. La chiesa di San Carlo è rimasta danneggiata. Anche il Duomo ha sofferto del bombardamento. Tornano le bianche navi dall'Africa orientale cariche di rimpatriati che, dopo tanta lunga attesa, rivedono i lidi della patria. Saturnia e Vulcania entrano in porto. E i rimpatriati trovano una patria martoriata dalla guerra, ma finalmente unita e concorde nella ritrovata libertà. Il ministro della Marina, ammiraglio De Curten, ispeziona alcune unità della nostra flotta, fra le quali la corazzata Italia, ex Littorio. Nel giungere a bordo dell'Italia, l'ammiraglio De Curten saluta i vari comandanti delle unità presenti. Dopo aver passato in rassegna l'equipaggio, il ministro ha rivolto brevi parole alla gente schierata a poppa. Un documento eccezionale sull'opera della Regia Marina nello sgombero della Sicilia. Questa impressionante visione dei duri giorni vissuti fra Messina e la costa calabra durante lo sgombero della Sicilia è stata integralmente ripresa dal capitano del genio navale Attilio Giuliani dal bordo di una nostra unità. Le operazioni di carico del materiale affluito nel lembo nord-orientale della Sicilia e quelle di scarico lungo i diversi punti della costa calabra si sono svolte di giorno e di notte sempre sotto l'incessante bombardamento e mitragliamento di velivoli nemici anche a bassa quota. Nonostante l'uragano di ferro e di fuoco hanno prevalso la perizia e lo spirito di sacrificio degli ufficiali e degli equipaggi delle motozattere. Queste unità hanno tessuto senza un attimo di sosta la spola fra la Sicilia e la Calabria.
lo sgombero dei feriti viene effettuato dalle nostre navi ospedale sotto l'offesa nemica. Bombe e mitragliamento sulle eroiche motozattere. Così, uomini, feriti, cannoni, carri armati e automezzi sono stati sottratti al nemico incalzante grazie al diuturno e oscuro sacrificio degli incomparabili equipaggi delle motozattere che, fino all'ultimo, hanno tenuto vivo il legame con l'isola martire, viva oggi più che mai nel cuore degli italiani.